Carissimi amici, con grande gioia anche oggi accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 14, dal versetto 25 al 33. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, e perfino la propria vita non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Amen. Cari amici, oggi abbiamo ascoltato una parola davvero molto molto forte da parte di Gesù. E di seguito a un fatto importante. C'è una folla numerosa che andava con Gesù e lo seguiva. Bramava ascoltare le sue parole. Bramava vedere i segni che lui faceva, i gesti, i miracoli, le parole che usava, perché erano parole piene di autorità. Questa folla vedeva cose belle, cose speciali da parte di Gesù, ma ancora non si rendeva conto di ciò che stava per accadere e cosa significasse davvero seguire Gesù. Ecco perché Gesù stesso si volta verso questa folla numerosa che lo accerchiava e disse: Se uno viene a me, se uno vuole seguirmi, ma non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Ecco che Gesù inizia a delineare il prospetto, l'identità e anche l'identikit, potremmo dire, del discepolo suo. Per noi potremmo dire Gesù delinea le caratteristiche fondamentali per essere un cristiano. Essere cristiani non significa soltanto pregare in un certo modo, fare determinate preghiere, avere un certo stile e modo di comportamento, di parlare, ma essere cristiani innanzitutto significa essere in un discepolato, far parte di un cammino che dura tutta la vita. Da quando abbiamo accolto l'invito di essere seguaci di Gesù, discepoli suoi, fino a quando il Signore ci chiamerà, fino a quando moriremo, è un continuo discepolato. Quindi non è che si arriva, ecco, io ho creduto in Gesù, magari da adulto sono stato battezzato, ho fatto un cammino di catecumenato, adesso sono a posto, quindi faccio le mie preghiere, le mie orazioni col mio stile di vita. In realtà tutta la vita è un discepolato. Tutta la vita io mi siedo e ascolto il Maestro. Non arriva il giorno in cui dico: so già tutto, so quello che devo fare, ho le idee chiare. No, non c'è quel giorno. Non esiste, perché ogni giorno dobbiamo convertirci a Dio. Anche io, che sono consacrato innanzitutto a Lui. Dal 1999 avevo 21 anni e ho detto: Gesù, io dono tutto a te. Tu sei il mio sposo, colui al quale voglio dare la mia vita.
E nel 2006 sono poi diventato sacerdote, ordinato, e quindi con una funzione, con un ruolo importante per le persone, pastorale, liturgico, ma io ogni giorno, fratelli e sorelle, pur essendo anche pastore di tante anime, tante famiglie e persone, ogni giorno dico: Signore, io sono tuo discepolo, io non sono maestro, io sono discepolo tuo. Anche l'altro giorno qualcuno mi diceva: ma come mai il brano di domenica diceva che non fatevi chiamare padre, maestro, guida, e tu sei padre Luca? Ma non c'è da dare una risposta a questa domanda, perché è solo un appellativo che si usa in una forma analogica. La questione era il contesto in cui è stato detto. Quindi, fratelli e sorelle, siamo tutti discepoli, io per primo. Io non mi reputo il padre di nessuno, non mi reputo il maestro di nessuno, la guida di nessuno. Io sono il discepolo di Cristo. Ognuno di noi è discepolo. Ma essere discepoli significa scendere, abbassarsi, umiliarsi, cioè innalzare il nome di Dio, amare Lui sopra la stessa vita, sopra le persone che amiamo di più, il padre, la madre, la moglie, la famiglia, gli amici. Ecco come intendere la lettura di oggi. Se non rileggiamo questo brano alla luce di un discepolato che ogni cristiano su tutta la terra deve comprendere e vivere fino all'ultimo giorno della propria vita, non comprendiamo queste parole. Diciamo: ma perché devo amare meno gli altri, devo amare meno la mia vita, amare te di più, ma perché? Tante domande. Ma se comprendiamo quello che Gesù ci chiama ad essere e a fare, tutto sarà diverso. Dio al primo posto, Gesù, nome sopra ogni altro nome, l'amico più confidente, il Salvatore che ha già pagato per me, che mi guida, che mi conduce, e infine dice anche: colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Vorremmo sempre, come questa folla, i miracoli, le guarigioni, le liberazioni, ma quando queste non ci sono, quando non le vediamo, quando non avvengono nella nostra vita, cosa facciamo? Smettiamo di pregare? Smettiamo di confidare in Dio? Smettiamo di credere che Dio è davvero onnipotente? No, il discepolo di Cristo va avanti, porta la propria croce. Ci saranno difficoltà, sofferenze, malattie, crisi, tempeste, ma se la tua casa, la tua vita sarà fondata sul Vangelo, sulla roccia, su Gesù Cristo, che ti fa andare avanti portando la tua croce, la tua casa non crollerà mai. Amen. Allora ti invito a questa bellissima preghiera. Signore Gesù, oggi accolgo le tue parole, accolgo quello che tu mi hai detto. Voglio essere tuo discepolo, voglio seguirti, voglio avere solo te come mio maestro. Signore Gesù, io voglio diventare imitazione tua, amare gli altri sopra ogni cosa, essere segno della tua misericordia. Entra nel mio cuore, perché tu possa essere il numero uno nella mia vita. Tu possa essere sempre al centro di ogni cosa, il mio amico confidente. Ho bisogno di te, Signore, che anche oggi mi doni il tuo Spirito Santo, che mi aiuta a portare la mia croce. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan di oggi è una domanda che provoca, ma che ci fa comprendere se vogliamo continuare questo cammino di discepoli di Cristo. Vuoi essere discepolo di Gesù? Quanto è importante comprendere che non è il sì di oggi che importa, ma è il sì di tutti i giorni fino alla fine.
ma chiaramente da quello che tu oggi rinnovi ed esprimi, la tua vita cambia, perché sei autenticamente discepolo di Cristo. Perché? Perché ti siedi sulla tua sedia e ascolti Gesù che ti parla attraverso la sua parola, dalla cattedra, e ti guida sul giusto cammino. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.